Buongiorno a tutti quanti. Una delle cose che mi piaceva da bambino di fare quando andavo al lago era di fare la ranocchia. Sapete che cos'è la ranocchia? Allora, l'abbiamo fatto tutti quanti probabilmente con nomi differenti. Tu prendi un sasso abbastanza piatto, no? E lo lanci così che il sasso vada sul pelo dell'acqua e rimbalzi, e conti poi quanti balzi sei riuscito a fare. Sei tutto contento se riesci a fare 2, 3, 4, 5, no? Allora, nulla di male se questa cosa la faccio al lago, che ho 57 anni, quando vado al lago mi piace prendere questo sasso sperando che non ci sia qualche sub che spunta sotto, che glielo do in testa, e tiro e vedo questo sassolino che rimbalza. Il problema sorge quando la ranocchia, questo rimbalzare, la faccio con la parola di Dio. Quando io, invece di andare in profondità nella parola di Dio, ci passo sopra e rimbalzo. Il problema è che non vado mai in profondità. Sapete, quando io sono ritornato ad essere credente, perché io ho creduto da 8 anni, poi ho fatto tutt'altro nella vita e poi sono ritornato al Signore, mi ricordo quanto ero fiero di quanto leggevo. Proprio era una cosa, facevo della mia vita un impegno di lettura. E dicevo, ah, guarda quanti versetti ho letto, guarda quanti capitoli ho fatto. Il problema, sapete qual è? È che stavo facendo, con la parola di Dio, la ranocchia. Rimbalzavo sulla superficie, senza mai andare in profondità, senza fermarmi, immergermi all'interno dei capitoli che leggevo, preso come ero a leggere il numero di capitoli che avevo letto, di vedere quanti rimbalzi aveva fatto il mio sasso spirituale sulla superficie della Bibbia. Leggevo tanto, ma la mia vita non era cambiata molto. Sembrava che quello che leggevo non c'era un grosso cambiamento in me. Rimbalzavo sull'acqua e la parola di Dio neppure mi bagnava. Così come avevo cominciato, rimanevo. In una frase, continuavo ad essere lo stesso Marco, anche se leggevo giorno dopo giorno. Ora, era questa all'epoca la volontà di Dio per me? Il fatto di farmi una gran testa con tante parole? Voleva che diventassi un lettore assiduo? Oppure voleva che io traessi dalla sua parola qualche cosa di più, qualcosa di diverso, di migliore, qualche cosa che mi cambiasse, qualcosa che mi trasformasse? Paolo dice così in Romani. Romani 12, versetto 2. Non adattatevi alla mentalità e all'usanza di questo mondo, ma lasciatevi trasformare mediante il rinnovamento della vostra mente. Ora, in questa frase di Paolo ci sono tre parole molto interessanti. La prima è adattatevi. Adattatevi in greco è schematizzo. La parola già dovreste suonarvi cambiare, schematizzare. Che significa schematizzo in greco? Significa compararsi agli altri per essere uguale agli altri. Ve lo spiego con un'immagine. Mi dai l'immagine? Ecco. Chi ha vissuto negli anni 70? Chi era adolescente negli anni 70? Gran parte di noi. Ve li ricordate? Che cos'erano? I jeans a zampa delle tante. Schematizzo. Guardavamo gli altri, noi per essere diversi da tutti gli altri, perché non volevamo essere più vestiti come mio papà e come mio zio, con la giacca, e poi adesso a 57 anni io mi piace tantissimo la giacca. E che cosa facevamo? Guardavamo come erano vestiti gli altri e ci guardavamo come eravamo e ci mettevamo tutti quanti uguali. Schematizzo. Ci comparavamo agli altri per essere uguale agli altri. L'altra parola, torna indietro un attimo nel versetto, ok? Di questo brano, l'altra parola è siate trasformati, in greco è metamorfo, metamorfosi,
che significa qualche cosa, è composto da meta, al di là, in seguito, dopo, e morfo, forma, per cui una forma dopo, un'altra forma, una forma differente. L'ultima è, e poi basta con l'etimologia, è rinnovamento, rinnovamento, che è anacainosis, o anacanosis, non lo so come si dice, che significa ana, dentro, canosis, nuovo. Un dentro nuovo. Allora vogliamo fare il solito gioco che facciamo sempre. Do, do, ok. Sostituiamo quello che abbiamo visto come, come spiegazioni, lo sostituiamo al brano di Paolo e diventa un Romani secondo Marco, e che suona così: non comparatevi agli altri per essere uguali agli altri, alla mentalità e alle usanze di questo mondo, ma abbiate un'altra forma mediante un dentro nuovo della vostra mente. Paolo che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo: non guardate intorno per essere uguali agli altri, non vi girate intorno, ma pensate alla forma che avrete dopo attraverso quello che avrete dentro nuovo. Pensate, ci avete presente, ogni tanto si vedono sugli alberi dei bosoli, no? Che sono? Sono pieni di bruchi. Il bruco sta nel bozzolo, che sta nel bozzolo, che fa? Guarda intorno e vede altri bruchi. Ma dentro il suo DNA c'è qualcosa che non lo farà restare bruco per sempre, ma che gli darà la forma nuova, gli darà un essere nuovo, un qualche cosa dentro nuovo, che, e anche fuori nuovo, che lo farà diventare una farfalla. Stiamo sull'adorazione. Che cosa c'entra tutto questo con l'adorazione? Abbiamo visto le altre volte, nelle tre volte precedenti, che adorare Dio e affermare che Dio vale per me è riallineare la mia vita con il tempio di Dio, col trono di Dio. L'ultima volta abbiamo visto che è offrirgli tutto di me, la mia anima, ma anche il mio corpo. Questa volta voglio portarvi l'ultimo passo dell'adorazione che voglio fare oggi con voi, appunto mettere dentro di voi, non io ma il Signore, quel dentro nuovo che vi fa avere un'altra forma, ovvero pensare come pensa Dio. Adorare Dio è anche fare gli stessi pensieri di Dio. Infatti, pentirsi significa ritornare sulla propria strada. Quando dico, quando noi diciamo amen, diciamo ok, è per me, va bene, è quello che vogliamo fare, noi vogliamo pensare come pensa Dio. Vi ho raccontato che un tempo io leggevo leggevo molto da giovane, sicuramente leggevo di più che di quanto leggo adesso, ma non cambiavo affatto. Il problema è che facevo appunto la ranocchia, stavo leggendo, non andavo in profondità. Una delle maniere è di andare in profondità e non in distanza. Io facevo il salto in lungo, per cui cercavo di allungarmi il più possibile, invece di fare il salto dentro la parola. Cosa succede quando salto dentro la parola? Quando mi immergo. Vedete, questo è un bicchiere. E adesso ci mettiamo l'acqua. È un bicchiere d'acqua e non è nemmeno calda, perché quando noi veniamo al Signore e leggiamo la parola, spesso non siamo poi così caldi come vorremmo essere, siamo anche un po' freddini. Questa che cos'è? Questa è una bustina di tè. Ora, cosa accade quando io immergo una busta di tè nell'acqua per una sola volta? Che è successo? Niente. Assolutamente niente. Ma se lascio questa bustina qui per discretamente minuti, adesso lo lasciamo qui durante la predicazione, vedrete che le cose cambiano in maniera radicale, e poi ritorneremo. L'acqua assumerà il colore, il sapore e il profumo del tè. L'acqua rappresenta la nostra anima, e la busta di tè è la Bibbia, per essere trasformati da quello che sono acqua in questo caso, in quello che Dio vuole divenga tè,
una bevanda buona, una bevanda saporosa, gustosa. Devo immergere la sua parola dentro di me o immergere me stesso nella sua parola, in tutte e due le maniere, far sì che io mi immerga nella parola di Dio e la parola di Dio sia immersa dentro di me. Come faccio? Bisogna viaggiare nella parola. Una delle cose che mi piaceva da giovane, da molto giovane, era di viaggiare da solo. Mi piaceva prendere la mia 500, cioè una 500 che mio papà mi aveva restaurato. Prendevo la mia 500, ci avevo messo uno stereo o qualche cosa del genere, e l'avevo attrezzata con questo mangia cassetta. All'epoca c'erano i nastri, si parla di soverchio, mi piaceva andare lontano da casa, mettere su una cassetta e vedere panorami, vedere panorami nuovi, diversi da quelli in cui io mi vivevo ogni giorno. Fermarmi per vedere un bel panorama, magari fare una foto, spedire una cartolina e poi tornare a casa. Quando viaggio nella parola di Dio, io faccio più o meno la stessa cosa che io facevo con la mia 500. Sapete perché? Adesso ve lo spiego. Fai il pieno. Ora, per andare un pochino lontano, la 500 non è che c'era tanta benzina a bordo, ma consumava anche poco. Che cosa dovevo fare? Dovevo fare il pieno prima di partire, perché altrimenti arrivavo poco distante. È la stessa cosa che accade leggendo la Bibbia. Devo fare il pieno. Paolo dice questo in Prima Corinzi, capitolo 2, versetti 11, 12, 14 e 16. E nessuno può conoscere i pensieri di Dio eccetto lo Spirito che viene da Dio. Ora il Signore ci ha dato il suo Spirito, e non è uno spirito del mondo per farci conoscere i doni meravigliosi, che non è uno spirito del mondo per farci conoscere i doni meravigliosi, gratuiti che Egli ci ha dato. Ma l'uomo che non è cristiano non può capire né accettare le verità che lo Spirito Santo gli dà. Gli sembra una pazzia e non le può capire, perché soltanto chi ha lo Spirito Santo dentro di sé può comprendere ciò che lo Spirito intende. Noi cristiani invece abbiamo la mente di Cristo. Paolo che cosa ci sta dicendo? Fai il pieno di che cosa? Di Spirito Santo. Come? Semplicemente chiedi lo Spirito Santo. Fai il pieno di Spirito Santo, perché lo Spirito Santo, dice Paolo, ti aiuterà a capire quello che sembrano pazzie per gli altri, ma tu lo capirai, perché sarai ripieno di Spirito Santo. Signore, lo so che senza l'aiuto dello Spirito Santo tutto quello che leggerò sarà difficile da capire. Allora puoi farmi un pieno di Spirito Santo, così da avere orecchie per sentire quello che tu hai da dirmi per la mia vita oggi. Prega una cosa del genere o qualsiasi altra cosa, ma fai il pieno di Spirito Santo. La seconda cosa. Scegli il tuo percorso. Quando io viaggiavo, qualche volta mi piaceva di fare le strade che conoscevo bene. A me, già mi piacciono le strade con le curve. Ah, io godo quando ci sono le curve. Non mi piace andare in autostrada, è noioso, infatti, normalmente in autostrada mi diamo molto. Quando ci sono le curve, quella è il momento mio. Altre volte invece mi piaceva di provare strade nuove, strade che non avevo mai fatto, per vedere com'erano. Cosa significa questo mettendolo nel contesto della Bibbia? Che alcune volte leggerai passi che conosci bene, anche a memoria, e godrai le curve che già conosci. Ti farà piacere vedere di nuovo quei panorami che hai già visto altre volte. Invece, qualche altra volta, leggerai passi completamente nuovi che non hai mai letto. Chi è che ha letto Sofonia ultimamente? Sulle mani. Speranza. Ma siamo in due. Ah, bellissimo! Era una cosa che c'era passato sopra un paio di volte in 30 anni. Stupendo! È un percorso nuovo. Leggerai passi completamente nuovi, ti attireranno altre curve e vedrai altri panorami. La differenza tra il leggere e basta e leggere la parola di Dio sta nel fatto che Dio, nel momento che tu lo leggi, ti parlerà,
sia che siano le curve che hai già visto, ti parlerà sempre in una maniera nuova. Leggerai un passo oggi e il Signore ti dirà una cosa. Leggerai un passo fra 10 anni e il Signore ti dirà completamente altre cose. Io lo vedo quando rifaccio le predicazioni che ho fatto nel passato. Il Signore mi dice altre cose rispetto a quelle che mi diceva all'epoca. Oppure ti mostrerà cose che sono utili a te con un nuovo paesaggio. Paolo dice questo. Seconda Timoteo 3, 16-17. Tutto ciò che è scritto nella Bibbia è ispirato da Dio e serve ad insegnarci la verità, ci convince, ci corregge e ci aiuta a fare ciò che è giusto. In questo modo il credente viene perfezionato e preparato a fare buone opere. Una sola accortezza quando scegli un percorso: non tornare indietro. Nel senso, quando io facevo un percorso più o meno, pensavo a un tipo di percorso circolare, dove mi portava da Montefiascone, giravo così, facevo quest'altra strada e poi ritornavo a Montefiascone. Fai la stessa cosa: se scegli un percorso, portalo a termine, non fermarti e tornare indietro. Terza cosa, che la legge della Bibbia è simile a viaggiare: rallenta e godi il panorama. Come ho detto, le strade che mi piacevano di più erano le strade con le curve. Sapete perché mi piacciono le strade con le curve? Perché sono costretto ad andare piano. Sono costretto ad andare piano e mentre vado piano io vedo cose che non avrei visto se andavo velocemente. Perché mi obbliga ad andare più piano le curve. E così gusto quello che c'è fuori del finestrino. Leggere velocemente la Bibbia è come andare in autostrada. Tu la leggi e fai, sapete come vai in autostrada? Vai, quando ti fermi all'autogrill per andare al bagno. Mai entrare all'autogrill, soprattutto in questi momenti. Rallenti invece. Fatti qualche domanda mentre stai andando su questa autostrada. Cosa succede negli altri versetti di libro? Cosa mi dice questo passo del carattere di Dio? Cos'è che non ho mai visto nella Bibbia e che ora vedo? Fatti delle domande, rallenta durante il tempo. Ricordati che quando leggi la Bibbia sei aiutato dallo Spirito Santo, ma sei alla presenza di Dio Padre. E Dio Padre non ha fretta. Tu magari sì, ma Lui ha tutto il tempo del mondo. Lui è fuori dal mondo, dal tempo. Quarto aspetto. Fermati in un punto panoramico. Ora, io quando andavo in giro con la 500, ogni tanto vedevo un bel panorama, soprattutto quando c'è scritto bel vedere. Ah, io andavo a cercare i cartelli che dovevano bel vedere. E c'erano dei bel vedere stupendi anche qua vicino, cose molto, paesi che uno non penserebbe nemmeno. Chia, Calcata, questi piccoli paesi, ci sono dei bel vedere stupendi che si affacciano su magari delle forre, delle valli bellissime. Che cosa facevo? Allora, parcheggiavo la macchina, prendevo la mia macchina fotografica e scendevo per apprezzarla più da vicino. All'epoca la macchina fotografica non era una cosina così, La macchina fotografica era una macchina. Io giravo con la valigia, la sporta, con tutti quanti i miei obiettivi. Vedrai che leggendo la Bibbia accadrà lo stesso. Alcune volte ti sembrerà che Dio stia dietro la spalla, dietro di te, ti batto sulla spalla dicendo: attenzione, guarda, questa è un panorama che per te è interessante, guardalo bene, perché questo riguarda proprio te. Quando accade, quando senti queste cose, fermati, scendi dalla macchina e vai a vedere che cosa c'è da vicino. Entra di più nel testo biblico che stai leggendo. Uno dei metodi più semplici, questo è proprio l'ABC, l'ho detto più di una volta, ma ve lo faccio un'altra volta, è quello che si chiama leggi ed enfatizza. Vediamo la prossima. Ti spiego, più piuttosto che spiegato lo facciamo assieme. Prendiamo Colossesi 3, 16. La parola di Cristo abita abbondantemente in voi. Ok? Allora, che cosa facciamo? Enfatizziamo la prima parola. La parola di Cristo abita abbondantemente in voi. Che cosa significa?
Significa che la parola di Dio deve abitare in me. Che cos'è che deve abitare in me? La parola deve abitare in me. Per cui la Bibbia deve abitare in me. Andiamo avanti, enfatizziamo la seconda parola, che è Cristo. La parola di Cristo abiti abbondantemente in me. A chi appartiene la parola? Non è a uno qualsiasi. Appartiene a Cristo, Cristo il Salvatore, il Figlio di Dio. Non è una parola comune. Quando abita in te la parola di Cristo, per cui Cristo abita in te. Terza parola. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Che cosa significa abitare? Non è andare per un weekend in un albergo o per una vacanza. Ma quando qualcuno abita, risiede stabilmente in un posto, sta lì, fermo, in modo stabile, non per un giorno, non per un mese, non per un anno, ma per molti anni. Deve essere un inquilino stabile, la parola deve abitare in te come un inquilino stabile. Enfatizziamo poi. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Che cosa significa? Che la parola di Cristo non deve stare intorno, non deve stare sopra, a fianco, sotto, ma deve stare in. Io devo riempirmi con la parola di Dio. Deve stare in, dentro. È lì che deve stare per darmi la forza, per non compararmi, per avere la forma successiva e per avere un dentro nuovo. Andiamo avanti. La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Che cosa significa? Voi, tu. Non dice la parola di Cristo abiti nei missionari, nei predicatori, nei pastori, ma in voi. Che significa? In te che credi, in tutti quanti, è una cosa generale. Non ci sono specialisti che possono tenere la parola di Cristo. Tu sei tenuto a tenere la parola di Cristo in te. E infine, abbondantemente, la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Che cosa significa? Che non basta un po' di parola, ma serve abbondanza, di più, in eccesso. E più ce n'è, e meglio è. Quando faccio questo processo, vedete qua, è un versetto piccolissimo, no? Vi erano mai passati per la mente tutte queste cose? Forse sì, forse no, forse c'è qualche cosa nuova che avete scoperto tramite l'enfatizzazione. È una maniera semplicissima, si prende un pezzettino e si enfatizza ciascuna parte, ma con calma, tranquilli, non correndo. Quando fai questo processo tu stai liberando l'energia che ti cambia, che cambia te, perché capisci meglio la volontà di Dio per te e gli permetti di parlarti. Chiedigli: Signore, mi stai dicendo come posso portare Cristo in me in ogni istante? Vuoi che gli faccia uno spazio dove risiede dentro di me? È questo quello che mi stai dicendo? Chiedigli. E lui risponde, sicuramente. Quinto metodo, quinta rassomiglianza. Fatti un selfie, rassomiglianza con il mio viaggio. Ora, alla mia epoca non c'erano gli smartphone e c'erano le macchine fotografiche, per cui non si facevano i selfie. Io facevo soltanto le immagini, perché con una Canon e teleobiettivo è difficile farsi un selfie. Attualmente però ci sono. Attualmente tu puoi prendere un selfie di te con lo sfondo di quello che stai vedendo. Con la parola di Dio è la stessa cosa. La Bibbia dice che la parola di Dio è sia una lampada sia uno specchio per la nostra anima, una luce che ci illumina e uno specchio in cui noi vediamo noi stessi. Allora, prendi il passo che stai leggendo e mettitici dentro. Mettiti sullo sfondo c'è la parola di Dio e tu ti metti dentro quel brano che stai leggendo. Mettiti all'interno del panorama con un selfie. Come ti ci senti? Cos'è che secondo il panorama della parola di Dio devi fare o non fare? Cosa devi cambiare di te per essere unito a quel panorama?
quale indumento devi cambiare, quale te stesso devi cambiare per essere in accordo col panorama che stai fotografando. Vi faccio un esempio: se io vado in montagna non mi fotografo in pinne, fucile, occhiali e costume, ma come mi fotografo? Con i dopo sci. Se vado al mare non mi metto i dopo sci e il giaccone, come mi fotografo? A meno che non voglia far ridere qualcuno, fa un meme, mi fotografo con il costume. Allora fai la stessa cosa, mettiti sullo sfondo, fatti una foto dello sfondo e vedi quale indumento devi indossare rispetto allo sfondo della parola che stai leggendo. Sesto, la somiglianza. Spedisci un WhatsApp a casa. Qualche volta nei miei viaggi trovavo modo di fermarmi e erano così belli i posti che vedevo che compravo una cartolina e scrivevo a qualcuno quello che stavo vedendo e lo salutavo. Ora, le cartoline sono una cosa che sono sparite. Ormai si condividono post, storie, Instagram, tutti quanti i social, per cui non si spediscono più. Ormai si mandano soltanto cose virtuali. Questo è il momento quando tu ti fermi e prendi qualche cosa e fermi in quell'istante in cui la lettura della parola di Dio diventa una preghiera. Mi sono scordato di portare io ancora un'agenda di carta dove prendo gli appunti la mattina quando prego. E ho più agende di carta. E ogni tanto che cosa faccio? Prendo una delle agende e le sfoglio. E vado a rivedere i versetti che il Signore mi aveva ispirato e come io li avevo commentati sotto. Ora tu puoi avere, questo che cosa fa? Mi fa vedere come stavo in quel momento, in che punto ero e quello che stavo pensando in quel momento. Se fai come me in forma cartacea, elettronica, nel futuro ti ricorderà di dove sei stato, cosa hai visto, quello che hai sentito, quello che hai provato vedendo il panorama e leggendo quel brano. Ti farà pensare, ti farà vedere come sei cambiato o ti farà ritornare dicendo all'epoca ero meglio, stavo meglio di come sto adesso nel mio rapporto con te. Se leggi la Bibbia in questo modo, oltre ad apprendere di più, oltre a darti forza per cambiare, tu permetterai a Dio di guidare anche la tua preghiera. Dio ti guiderà in preghiera, pregando ciò che Lui vuole che preghi. In una parola, tu starai leggendo la mente di Dio e la sua volontà di per te. Se farai tutti questi passi che abbiamo detto, quello cambierà. Avrai un percorso con Dio e alla fine Dio, che è presente nel momento in cui tu leggi, cambierà la tua mente e farà sì che tu avrai la mente di Dio, penserai come Dio sta pensando perché Dio ti ispirerà e controllerà il tuo periodo. Questo cambierà in maniera permanente e irreversibile il tuo modo di essere, proprio come la busta di tè ha cambiato in maniera irreversibile e permanente l'acqua del mio bicchiere. Ora l'acqua ha acquisito il colore, il sapore e anche l'odore della busta di tè. Tra l'altro questo è un tè buonissimo, portato direttamente dall'Inghilterra, per cui ho immolato, speriamo che mia moglie non si arrabbi. Cosa è accaduto? È accaduta una cosa fondamentale, che l'acqua di questo bicchiere non è più acqua. E quella busta di tè non sono soltanto foglie di tè. L'acqua non è più acqua, le foglie di tè non sono più foglie di tè. Questa è diventata una cosa unica, tutt'uno. Io non potrò mai togliere da qua dentro, almeno dei processi chimici, elettrochimici, non so come sia possibile, il tè che ho messo qua dentro. Questo è diventato tè. Non è più acqua,
ma è te. Questo bicchiere è te, la sua natura è cambiata in maniera totale e irreversibile, non c'è maniera di cambiarla. La stessa cosa avviene quando tu leggi la parola di Dio. Tu cambi in maniera totale e irreversibile, non potrai mai più essere come eri prima dopo aver letto la parola di Dio e dopo che la parola di Dio è andata in profondo in te. Quando la parola di Dio abita in te in maniera abbondantemente. Questo è ciò che succede con la parola di Dio. Questo è ciò che succede alla tua anima quando leggi la parola di Dio. Anche se fredda e buona. Come la busta ha cambiato l'acqua in te, la parola di Dio cambierà completamente te stesso, te stessa. Ritorniamo alla parafrasi. Non comparatevi agli altri per essere uguali agli altri, alla mentalità e alle usanze di questo mondo, ma abbiate un'altra forma mediante un dentro nuovo della vostra mente. Questa è una parola sicuramente. Non ti comparerai più agli altri per essere uguale. Penserai ad avere un'altra forma, avere il tuo dentro nuovo. Non continuerai più a sentirti tra un bruco tra i bruchi, ma avrai la certezza della farfalla che è in te, pronta ad aprire le ali, a librarsi attraverso l'insegnamento e l'ammonimento della parola di Dio e la sua potenza. In conclusione di questa serie di predicazioni, adorare è una costante, silenziosa, segreta conversazione con Dio. È questo il segreto dell'amicizia con il tuo Padre Celeste. Andiamoci a pregare. Grazie Padre della tua parola. Grazie di non averci lasciato a buio, ma di averci lasciato un libro dove il tuo volere, la tua natura, la tua sensibilità, le tue raccomandazioni sono scritte in maniera chiara. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega siano queste cose nel tuo cuore. Sì, Signore, io voglio andare più in profondità, io voglio fermarmi, voglio fare un viaggio assieme a te nella parola. Io voglio essere un lettore, una lettrice della tua parola in maniera abbondante. Io voglio fare il pieno di Spirito Santo per capirla. Sceglierò un percorso che tu mi dirai nel cuore affinché io veda dei panorami nuovi e meravigliosi. Rallenterò e godrò dei panorami che tu mi metti davanti. Mi fermerò e apprezzerò quello che è scritto nella tua parola. Infine cambierò me stessa secondo il panorama che tu mi farai vedere all'interno della tua parola. Signore, io voglio che questo rimanga dentro di me. Io voglio ricordarmi dei momenti in cui avrò intimità con te attraverso la tua parola e ti prometto che prenderò appunti per ricordarmi di come sono e di quello che tu mi stai dicendo. Io ti chiedo, Spirito Santo, di riempirmi e di aiutarmi a comprendere la parola che leggerò da ora in avanti. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.